sono Laura. E io sono Mara di Persi in Corea. Oggi abbiamo deciso di parlarvi di un argomento che sembra starvi molto a cuore quando ci ponete delle domande. Qual è questo argomento, Laura? Ma se vado in Corea da sola, come farò? La mia vita sarà uno schifo? Oppure riuscirò a farmi degli amici? Bene, ragazzi, in realtà voi dovete sapere che noi Persi in Corea, parliamo anche a nome di Anna, anche se Anna non è qua, siamo andate tutte la prima volta da sole in Corea del Sud. Esattamente. E tra l'altro siamo andate da sole in Corea del Sud in un periodo in cui in italiano della Corea non c'era veramente niente. Un'informazione, niente. Ma neanche a dire zero. Qualcosa. Ma neanche per errore, capito? Ma neanche per sbaglio, cioè non esistavamo noi. C'era solo un sito che insegnava un po'. Ah sì? Il coreano. Ah, io neanche quello l'avevo trovato. Basta. Basta. Quindi il nostro è stato veramente un salto nel nulla cosmico. Però siamo andate da sole. E siamo sopravvissute. Esatto. Ed è stata una delle esperienze più belle e istruttive che abbiamo mai fatto. Della nostra vita. Esatto. Tuttora. Direi che è meglio se vi diamo qualche informazione base su come ci siamo mosse noi e come è stato il nostro primo periodo in Corea esatto. del Sud, ma proprio una cosa molto molto veloce, per poi parlarvi di come potete farvi degli amici, se dovete veramente preoccuparvi della questione amici, come viaggiare da soli, insomma tutte queste piccole cose che sembrano spaventarvi tanto ma che in realtà sono veramente, dovrebbe essere l'ultima della delle vostre preoccupazioni. E come capirete alla fine di questo video, il perché dovete, secondo noi, andare in Corea da soli. Io sono andata in Corea da sola nel settembre del 2010, avevo compiuto 19 anni da 6 mesi più o meno, ma mi ero appena diplomata, quindi c'era proprio... Era il mio primo viaggio dall'altra parte del mondo, era il mio primo viaggio con un aereo che ci avrebbe messo quasi 10 ore a farmi arrivare a destinazione, era il mio primo viaggio completamente da sola. Perché sì, avevo preso qualche aereo da sola prima per andare a trovare i miei nonni in Francia o treni per andare a Roma, ma un aereo che ti fa fare viaggi con scarico del genere completamente da sola. Ho cercato su internet tantissimo per trovare una scuola che mi desse l'opportunità di studiare un po' coreano, ma non troppo perché comunque volevo solamente prima avere, come dire, un primo approccio molto semplice alla cultura coreana. Volevo andare lì, vedere la città, vedere le cose e poi in realtà mi sono andata a Londra, quindi cioè... cavolo se ne fregava di stare lì per più tempo. Cioè, vabbè, 19 anni, mia mamma ancora oggi mi guarda e fa: Laura, io sono stata proprio pazza a mandarti da sola a 19 anni dall'altra parte del mondo. Però tipo una volta a Seoul, i primi 2 giorni, non vi voglio mentire, sono stati bruttissimi, ero veramente triste per il jet lag, per il fatto che mi sono ritrovata a dormire in un koshiwon senza finestre, quindi insomma quello proprio non aiuta a farti sentire una persona felice. No. Però dal terzo giorno in poi ho cominciato scuola, mi sono fatta subito amici con cui uscire e fare cose e viaggiare da sola, essere a Seoul dall'altra parte del mondo è diventata la cosa più bella che potesse mai essermi successa. Quindi Bora, invece tu? Sei andata nel 2011? 12. Nel 2012, maggio 2012. E anch'io da sola, anch'io come Laura ho avuto tutte le difficoltà del mondo a trovare informazioni perché io volevo studiare coreano e non riuscivo a trovare una caspita di scuola dove si potesse studiare coreano e alla fine ce l'ho fatta e mi sa che era l'unica perché sia io che Laura che Anna siamo finite tutte nella stessa scuola a studiare coreano in periodi diversi. Però io al contrario di Laura non sono stata in un goshiwon, sono stata in homestay perché nonostante tutto mi sarebbe piaciuto comunque avere un approccio alla cultura un po' più forte, quindi vivere con una famiglia coreana sicuramente ti dà questa cosa e volevo migliorare in fretta la lingua. Però anch'io appena ho cominciato la scuola il giorno dopo, bam, ho trovato le mie anime gemelle che erano fan dell'FT Island come me nella mia classe e quindi da lì dopo è stato tutto divertente, tutto vissuta però non da turista, io non ho visto un capo anche la prima volta sono tentata, non ho visto niente. Ho visto solo le aree di Seoul che mi interessavano, io non sono stata neanche a Gangnam per dire, non ho visto neanche un palazzo reale. Uno? Ma perché mi ci hanno portato? Penso di non aver neanche visto Insadong. Non mi ricordo. Però cioè, ho abitato a Seoul come se stessi studiando. Esattamente, come se abitassi a Seoul tutta la vita, hai capito? Proprio da... Okay. Secondo me il motivo principale per cui viaggiare da soli è proprio il massimo della vita è...
non devi rendere conto a nessuno di dove devi andare, a che ora devi andare, cosa vedere, cosa mangiare, cioè fai quel caspita che vuoi tu. Invece quando sei più, ma io voglio andare qua, ma a me piace di più di là, ma no. Questa è proprio secondo me la cosa numero uno. O vai con amici con cui proprio ti trovi strabene. Cioè proprio che volete fare le stesse cose. Stessi. Poi un altro motivo che secondo me è molto positivo nel viaggiare da soli è che sicuramente ti aiuta a diventare indipendente. Mm-hmm. Cioè tu sei da solo, quindi devi cercare di cavartela da solo. Qualsiasi problema o cosa che ti si ponga davanti, in un modo o nell'altro ce ne devi uscire. Quindi ti aiuta un attimino a crescere anche come persona, a crescere mentalmente e a cercare di essere più adattabile a varie situazioni. Assolutamente. Il fatto di essere completamente da soli, poter andare dove vuoi, quando vuoi e magari trovi amici sul posto che sono lì per lo stesso motivo per cui ci sei tu, è veramente una cosa così diversa. Cioè nel senso, se tu sei in Italia e chiedi a un tuo amico di venire con te in Corea, ma questo tuo amico o amica non ha nessun interesse nella cultura coreana o della Corea, andare con lui o lei in Corea è molto diverso che andarci da soli e poi incontrare persone con i tuoi stessi interessi, perché le cose vengono da sé. E poi quando incontri qualcuno all'inizio, cioè è tutto più bello, sì. Cioè vi imparate a conoscere allo stesso tempo in una città che state conoscendo e si creano delle amicizie. È tutto nuovo, è tutto un'esperienza. Ma alcune amicizie poi che si creano rimangono per 6 anni, 10 anni. Guardate noi. No, ma secondo me poi le persone con cui instauri un rapporto proprio all'inizio, quando appena arrivi e non conosci nessuno, cioè magari non è l'amicizia della vita, però ci si continua a sentire e a parlare ed è una relazione strana perché si sa che con quella persona si è avuto il primo approccio in un paese completamente diverso da quello a cui si è abituati. Sì, quindi ti legano in qualche modo a ciò. Boh, è bello. Quindi sì. Poi vorremmo anche rassicurarvi tutti dicendovi che se andate in Corea da soli, magari per fare un corso di lingua, non dovete preoccuparvi, perché nel momento in cui comincerà il corso, cioè solamente al corso ci sono almeno 10 persone e sono 10 persone, credetemi, disperati per avere amici almeno quanto lo siete. Esattamente. E se invece non venite in Corea con l'intenzione di studiare, fare una scuola di coreano all'università, comunque vi conviene andare ad alloggiare in una guest house o in un ostello, perché lì è pieno di gente che vuole divertirsi, uscire, fare, girare. Via vai, conoscere persone nuove, per andare di qua, di là, cioè sicuramente troverete sempre qualcuno disposto a andare in giro con voi da qualche parte, magari un giorno una persona, magari un giorno un'altra persona, o comunque andare a divertirvi, il karaoke, no? Quello che volete. Sì, sì, cioè non dovete proprio preoccuparvi, perché anzi, io ho trovato molto più facile farmi amici all'estero, dove tutti sono disperati perché sono tutti all'estero, tutti soli, tutti da soli, lontani da casa, piuttosto che farmi amicizia in Italia, dove tutti si conoscono, tutti hanno il loro gruppo, tutti sono, oh mio Dio, il mio gruppo di amici con cui esco da 10 anni. Carina. Alla fine, per chiudere un po' questa idea del video, in cui avete chiaramente capito che ci piace viaggiare da soli, esatto, non è che non ci piaccia viaggiare con altre persone, ma sono due modi di viaggiare estremamente diversi, sì. Perché quando viaggi da solo impari così tanto a livello culturale del posto in cui stai andando, a livello di saperti gestire le cose da solo, i problemi, la solitudine, le nuove amicizie, le vecchie amicizie, impari veramente così tante cose che è un arricchimento molto più ampio, sì, che viaggiare in gruppo insieme con gli amici, con il ragazzo. Perché poi mettete che tu vai via, andate via, non lo so, in 3-4 persone, state via, non lo so, 2 settimane e state sempre tra di voi. Poi è sempre sì, quindi cosa avete concluso? Che comunque non vi siete immersi completamente nel posto, non avete conosciuto gente nuova, tutta la gente che avreste magari conosciuto se foste andati da soli, perché da soli, a meno che non siate proprio dei lupi solitari della serie voglio stare da solo, non mi guardare in faccia, ogni persona cerca la socialità in un modo o nell'altro, quindi secondo me andare via da soli aiuta a non precludersi tantissime cose che andare via con altre persone. Poi, sì, ovviamente sono due stili di viaggio molto diversi. Esatto. Cioè, quindi se volete raccontarci le vostre esperienze, se avete avuto esperienze diverse, esperienze brutte o esperienze belle, se la pensate diversamente, non esitate a dircelo, lasciateci un commento qua sotto.
ne saremo molto felici di leggerlo e così anche chi ci guarda potrà leggere le vostre esperienze e sentirsi, insomma, sì, valutare più punti di vista. Esatto. Oppure valutare lo stesso punto di vista se anche voi la pensate come noi. Come al solito vi ricordiamo che abbiamo un blog che si chiama www.persincorea.com ed è un sito su cui blog un po' questo, non si capisce bene cosa è un sitlog. In cui scriviamo tantissime cose riguardo la Corea del Sud, tra cui come iscriversi all'università, come iscriversi ai corsi di lingua, dove andare a vivere, quanto costa vivere in Corea, bla bla bla. Qualsiasi cosa, qualsiasi problema vi viene in mente quando volete andare in Corea, sul sito c'è la risposta. Basta saperla cercare. E non è neanche difficile. È linkato qua sotto assieme ai nostri altri social che sono Instagram, Twitter, Facebook, Ask, basta. Iscrivetevi al nostro canale, se questo video vi è piaciuto mettete tanti like, vedremo di fare altri video così personali. Assolutamente. Anzi, se ci sono altri argomenti, idee, se avete qualcosa su cui volete sentirci parlare in ambito viaggi, esperienze da soli, lasciatecelo scritto, noi provvederemo a creare appena possibile un nuovo video. Yes. E ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao.